Crete. Rinaldo vi saluta. Ascoltare insieme è sempre così bello, così vitale. Vangelo di Luca, capitolo 5, versetti da 33 a 39. I farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora, in quei giorni, digiuneranno». Diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito vecchio per metterlo da un nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in odri vecchi. Altrimenti il vino nuovo spaccherà gli odri, si spanderà e gli odri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. C'è chi pensa che i discepoli di Gesù siano persone che rinunciano al gusto della vita. Ma qui viene detto: i tuoi mangiano e bevono. Mi domando però se a quanto dice Gesù non sia venuto il tempo di un po' di digiuno. Perché lo sposo sembra essersi nascosto e perché ce ne sono troppi che sono costretti forzatamente a digiunare, cioè a rinunciare a tanti beni. Tanto pare che dovremo cominciare a scaldarci un po' meno per scaldarci forse tutti un po' di tepore in questo inverno. I fedeli di Međugorje hanno il digiuno due volte alla settimana come metodo di vita, come scelta. Nei momenti difficili un po' di digiuno aiuta a recuperare libertà dalle cose che ci catturano facilmente, per dedicarci a ciò che vale di più, cioè i beni dello spirito, l'ascolto, la preghiera, la condivisione, il coraggio del discernimento. E in certi momenti ci vuole davvero tutto e di nuove scelte. La Chiesa intera, nella sua cattolicità, la Chiesa italiana e diocesana, ci chiede di fare sinodo, fare strada insieme, ascoltando tutti e ciascuno, per capire quali cammini lo Spirito ci invita a scoprire e a scegliere. Dopo il primo anno di ascolto aperto, adesso l'invito è al confronto interecclesiale di tutti i battezzati, anche quelli che stanno ai margini, anche quelli che hanno abbandonato. Il Vescovo ha mandato a noi preti, da passare poi a voi, una lettera sostanziosa, ricca di stimoli e di domande, per farci riflettere sul presente e sul futuro delle nostre comunità, specie le più piccole che, è inevitabile dirlo, sono in agonia, a rischio di estinzione. Ci sarà da mettersi al lavoro, tutti e con fermezza e con speranza, senza nasconderci la delicatezza del momento presente, capaci di metterci in discussione,
di chiederci cosa va cambiato, o almeno di assumerci la responsabilità della situazione, senza pensare che dipendi da altri, da chissà chi, e senza pessimismi, e senza arrendersi. È tempo di vino nuovo? Ma senza dimenticare che quello vecchio è il vino buono. E non è il nuovo per il nuovo, non ne viene fuori niente, solo una moda. Sono come le braghe nuove che partono nuove strappate. Vogliamo, chiediamo di ridare forza e novità al Vangelo di Gesù che ce l'ha in sé, che deve tornare a modellare le nostre comunità parrocchiali. E credo che come primo passo dobbiamo ricostruire l'appartenenza, di sentirci membra di un solo popolo, seme strumento del regno che viene con la forza stessa di Dio. Buona continuazione.